Ciao a tutti ragazzi dal vostro Ice Freedom e bentornati o benvenuti sul mio canale. Allora, come da titolo, video guida al trofeo duro da uccidere. Caricate il livello 14, capitolo 14, scusate. Praticamente vi trovate al punto subito all'inizio dove dovete uccidere quel tipo che sta bagnando l'erba nel prato, nel giardino. Senza entrare nei dettagli di chi sia e chi non sia, io sono sceso dalla macchina al posto di fuggire dalla polizia e dai federali e sono andato dietro alla casa. Ho ucciso il tipo leader, il federale che è arrivato con la macchina, basta. Sembra tutto finito. Sembra, non è così perché abbiamo l'allerta al massimo, ricercato a bestia. E niente, per fare questo trofeo ragazzi dobbiamo avere l'allerta a 4 stelle col fucile automatico. Adesso abbiamo l'allerta a 3 stelle con la pistola. E non è abbastanza per l'ottenimento del trofeo. Quindi a questo punto dovete trovare un posto di blocco dalla polizia oppure poliziotti in giro, come nel mio caso qua. Io ne ho visto uno qua, l'ho investito. Purtroppo l'allerta non è cambiata, è rimasta così. Poi dopo ne ho visto un altro appena dietro. Ho investito anche quello e l'allerta è cambiata, è passata a 4 stelle col fucile automatico ed è lì che entra in gioco il trofeo. Adesso il simbolo del fucile automatico con 4 stelle è sparito, ma comunque appena fate un po' di casino ritorna subito. Se ritorna 4 stelle con fucile automatico, ok. Se ritorna 3 stelle con la pistola, dovete fare casino per avere quella con 4 stelle, ragazzi, mi raccomando, 4 stelle e fucile automatico. Io qua ho fatto un po' di casino, ho preso la macchina dalla pola addirittura, poi mi sono fatto inseguire da questo, sono arrivato al punto qua che c'era un blocco della polizia sfondato, poi mi hanno sfondato anche me la macchina e niente, da qua è cominciata un po' tutta la storia del trofeo. Era giù che faceva un gran supporto lì, uccideva giù tutti lui. È un po' un svantaggio, ma boh, va bene, ce la potete fare ugualmente perché qua siamo ricercati al massimo, quindi. Poi sono venuto qua, a questo punto dove c'è il muretto con la ringhiera. E poi ho notato che potevo stare benissimo anche in piedi senza fare niente. I poliziotti che mi sparano e i colpi non passano. E ho capito che la ringhiera, cioè, una specie di cosa invisibile che non fa passare i colpi, quindi vabbè, lasciamo perdere i dettagli, eh. E sono stato qua per quanto? 5 minuti. Questa è la zona, sempre lì a Kingston, a poco distante da dove abbiamo ucciso il tipo. E niente, dopo 5 minuti è arrivato il mitico trofeo. Adesso, poco dopo la notifica del trofeo, ragazzi, vi faccio vedere un'altra possibilità per fare questo trofeo, oltre a questo. Eccolo lì, trofeo preso ragazzi, perfettamente. Lasciate un like, iscrivetevi ragazzi, mitici come sempre, grazie del supporto. E qua è un'altra possibilità ragazzi, io ero in giro così a cercare i manifesti riciclati eccetera, e a un certo punto ho visto questo furgone qua. Questo furgone è un blindato, io l'ho trovato a Chinatown, lì parcheggiato sulla strada, vicino all'autofficina, quella zona lì. L'ho preso, ho cominciato ad andare in giro a fare un po' di casino, a tirare la polizia. Poi per far passare l'allerta al massimo, 4 stelle, fucile automatico, ho investito il poliziotto lì, l'ho ucciso e l'allerta appunto è cambiata. Poi dopo un po', in modalità quasi kamikaze, arriva la macchina dalla polizia, lì la vedete, pam, lì, pam, pim. E il tipo lì con fucile automatico cerca di farci danno. E come vedete anche voi, non ci fanno danno né niente. Né a me, né al veicolo, né niente. Quindi potete stare lì 10 minuti così e sicuramente trofeo garantito al 100%. Bisogna solo avere un po' di pazienza. Ecco ragazzi, per questa video guida è tutto. Ci sentiamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, statemi bene.